Allora, questo è il livello di Grand Theft Auto 5 di cui volevo presentarvi la sua funzione. Allora, per ora vi spiegherò, vi farò vedere le auto cosa potranno fare. Poi più avanti, quando sarà più avanti il livello, vi farò vedere altro. Questo è l'auto. Allora, prima vi farò vedere com'è. Questa è l'automobile. Per ora è ancora vuota, senza adesivi. Diciamo da fabbrica. Qui potrete aprire i sportelli, aprire e chiudere. Alziamo l'audio per farvi sentire bene gli effetti sonori. Allora, come detto, possiamo aprire i sportelli, il cofano posteriore, il cofano anteriore del motore. E questa è fin qua tutto ok. Ora vi farò vedere cosa, perché ha parecchia 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 roba da non crederci. Ora andiamo a vedere il motore e le varie funzioni. Con R2 si può accelerare e con L2 si frena. E guardate anche gli effetti dei pneumatici sull'asfalto. Ora ve li faccio vedere meglio. Con R1 si va con la retromarcia. Vedrete che ci saranno pure i fari posteriori della retromarcia che si accenderanno. E quelle sono le strisce dei pneumatici che lascerete quando frenate a una certa velocità, perché se andate piano non li fa, non escono fuori. Cioè, è tutto fatto preciso, preciso, preciso. Poi con quadrato accendete i fari o spengerli, sempre premendo quadrato. Con X suonerete il clacson e, come vedete, si porta benissimo. C'è un sistema ormai troppo fatto bene. Poi ci sono, con le frecce direzionali del controller, potrete mettere le frecce. Destra, sinistra o le quattro frecce con la freccia in su. Potete mettere le quattro frecce e scendere. Vedete? Le quattro frecce, se tante volte vi trovate in mezzo alla strada. O se no, possiamo mettere pure, lasciare pure una freccia di qua e le luci e usciamo. E lasciando lo sportello aperto con le luci accese, come sentite, ci sarà il suono che avete lasciato dei fari accesi. Segnale acustico d'avvertimento. Ed è un'altra piccola cosa che molto molto simpatica.
leviamo la freccia e ora vi farò vedere un'altra cosa bella. Con la freccia in giù potrete attivare o disattivare l'antifurto in questo modo, mettendola, con la freccia in giù mettete l'antifurto, poi uscite e vedrete comunque che ci sta un LED, un LED rosso lì in alto, lì dentro dove sta il volante, che si accende e si spegne ad intermittenza. Vuol dire che ci sta l'allarme attivato, quindi se gli andate addosso con un'altra macchina oppure col personaggio, l'allarme suonerà. E vi farò vedere anche questo, così, pac, e suona l'allarme antifurto, anzi. Pure se provate ad aprire il cofano, suonerà antifurto. Qualunque cosa farete, suonerà. La prendete e andate in giro, suonerà. Leviamo l'antifurto. Poi, se volete, potete andare in giro anche con tutto aperto. Ecco qua. E andiamo in giro così, col cofano aperto. Se vogliamo far prendere aria all'interno dell'abitacolo. E questo tutto per quanto riguarda il sistema dell'auto. Sperando che la memoria non mi freghi, spero di mettere più cose possibili di questo genere, con molte cose attive. Dovrò un po' migliorare il sistema di sgommata, forse, non lo so, mo vedo bene. Comunque, fate caso anche che a una certa velocità, quando fate le curve, i pneumatici si sentiranno. O andate piano e frenate normale. Comunque, questa è la macchina. Una delle macchine che farò, una delle tante, o medie, anzi, non tante, perché ogni auto occupa due tacche di spazio, quindi credo che ne metterò massimo 4 in tutto. Purtroppo la memoria manca. E con questo è tutto per ora.